Prima Fila Magazine. Fino al 16 novembre al Teatro Comunale c'è un'opera, l'unica opera di Beethoven, si intitola Fidelio. Georges Delnau, regista, lei ha scelto di portare quest'opera in un periodo storico, che è quello della DDR in Germania. Sì, DDR verso la fine, nel momento che cambia già Leipzig un po' l'atmosfera, e perché per me è importante che anche come la Rivoluzione Francese è un momento di cambio di società, di cambio di politica in società. Era così nella Rivoluzione Francese, così nella caduta del muro, e penso che è importantissimo per questo pezzo, questo momento. E a 30 anni dalla caduta del muro, cosa possiamo dire? Che è cambiato molto, ma che anche certe cose non hanno cambiato, e forse la Germania è sempre ancora divisa. Il direttore d'orchestra Asher Fischer, lei ha detto prima nella conferenza stampa che c'è un passaggio di questo, di quest'opera di Beethoven, che per i tedeschi, gli austriaci, è un po' il loro va-pensiero. Sì, il coro del prigioniero, finale, primo atto, quando i prigionieri hanno per la prima volta la possibilità di andare fuori in cortile della prigione e cantano un inno alla libertà. Ma è un inno non cantato grande e forte, tutto è sussurrato perché sono la polizia che sente loro mentre cantano. È un coro di bellezza e anche importanza storica. E i tedeschi e gli austriaci lo conoscono perfettamente come noi conosciamo Va Pensiero? Non cantano con il coro come in Italia, e grazie a Dio non facciamo ritornelli come di questa, ma io posso immaginare anche fare il ritornello, perché è un momento davvero squisito nella storia della musica. Domanda per entrambi, il vostro rapporto con il Teatro Comunale di Bologna come sta andando, come va, come vi trovate a lavorare con le maestranze di questo nostro teatro? Molto buono. Molto buono, tutti era pronto, e anche tecnicamente lo fanno molto bene fino adesso. Vedremo fino a domenica, ma no, sono contento. Per me dirigere un'opera tedesca in Italia fa sempre un grande piacere, perché io posso immaginare che il suono che i compositori tedeschi hanno avuto in testa è un po' pericoloso, questo che dico, ma è forse più vicino all'ideale del suono italiano che all'ideale del suono tedesco di oggi. È ardita questa frase. Sì, ma questa miscela di musica tedesca con esecuzione, per esempio, mi ricordo uno dei miei più belli Parsifal della mia vita è stato a Napoli, dove ha scritto Wagner il secondo atto di Parsifal, e il suono più leggero, più trasparente, e per me è adattato meglio all'opera che l'ideale del suono tedesco. Ma questa miscela qui posso lavorare e chiedere di suonare di più, non devo sempre pensare è troppo pesante, è troppo intenso. No, al contrario, devo chiedere all'orchestra e al coro di cantare con più forza, con più intensità, e questo fa la vita per noi direttore molto più facile. Allora, l'appuntamento è al Teatro Comunale di Bologna con Fidelio di Beethoven fino al 16 novembre. Grazie ai nostri ospiti.